Buongiorno ragazzi, amici della Push Up. Oggi iniziamo una nuova lezione di posturale insieme, ok? Qui Reality Push Up. Allora, facciamo così. Le scarpe le togliamo, ok? Quindi torniamo a mettere via. Benissimo, leggere e leggiare. Oh! Inspiro, prendo aria, fuori aria, inspiro.
inspiro e espiro, ancora le spalle basse, la testa in alto, ancora, bene, ancora, là, benissimo, ottimo, si sentono i quadricipiti, i glutei, la schiena è bella piatta, i piedi sono equamente distribuiti nel loro carico, bene, rimangono con le gambe piegate, ricerco la stabilità, uno, ricerco l'estensione della colonna e l'equilibrio fondamentale, le rotole guardo in avanti, sentiamo che qua il piede lavora e poi veniamo su, bene, adesso fermi l'equilibrio, un piede e poi cambio l'altro, piano piano, arrivo subito, arrivo. Adesso conta 10-10, sì. Poi cambio gamba, 9, poi cambio gamba, viene sempre fino a 10.
9, 10, facciamo altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, braccio in alto, spingo, via, scorpiciatine, 1, 2, braccio spingono, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 10, 9, 8, 7, 6, stiamo facendo bene, 5 pure voi, 4, 3, 2, 1, stop, l'ultimo, via, 1, 2, 3, 4, allungo le braccia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, braccinando, attivo, via, 1, 2, sforbicio, 3, 4, spalle basse, 5, 6, su, 7, 8, 9, la respirazione, sempre presente e costante, 10, 9, 8, su, su, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. No.
spiegata per il martello, spingo la testa in alto, dai, 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 bravo, molto bene, perfetto, ok, semplice, adesso solo semplice, facciamo solo questo, mobilità, qui ci serve, per, perché siccome abbiamo stimolato la parte anteriore, la parte laterale, dobbiamo lavorare anche con la parte interna, quindi semplicemente mantenendo il busto in asse, verticale, facciamo questo movimento di flessione e extra rotazione del femore, vedete la produzione, tac, e poi metti insieme, tac, tac, ok, uno e l'altro, evitiamo di fare questo, di fletterci, ma teniamo il busto sempre aperto, il muso esteso, schiena dritta, quella destra e sinistra, ancora, 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 ultimi quattro, tre, schiena dritta, due, uno, e stop. Ok, fastidio qui? Eh? Ok, ora lo facciamo sempre con la stessa gamba. Pronti? Sempre con la stessa, via. Uno, e, due, e, tre, dentro, quattro, così. Cinque, bene. Sei, là. Sette, otto, nove, dieci, carica, via, uno, e, due, e, tre, là, quattro, là, cinque, là, sei, là, sette, là, otto, là, nove, là, dieci, resto, perfetto, adesso lo facciamo anche indietro, semplice, indietro, ritorno. Nel fare questo, attenzione a non arcare la schiena, quindi sempre in tenuta, alternate, uno e l'altro, due e l'altro, tre e l'altro, adesso spinge, quattro e l'altro, cinque e su, sei e su, questo sette, su, otto, su, 9, su, oh, e la bravissime, ok, pronti sempre la stessa gamba, pronti, via, 1, a, 2, a, 3, se riuscite non lo appoggiate il piede, se no lo appoggiate, 4, 5, 6, o così, 7, o questo appoggia, 8, questo, 9, proviamo, 10, cambio, l'altra gamba, bel respiro, pronti, via, 1 e 2, stabilizzando qui l'addome, quelli che molti chiamano il core, ma noi sappiamo bene che il core sarebbe questa zona, perché dobbiamo attivare gli addominali, i glutei, stabilizzare il tratto lungo sacrale, ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, però niente male, ok, adesso visto che abbiamo fatto diversi esercizi per gli articoli di rondioni, sia di tonificazione che di mobilizzazione, proviamo adesso a togliere il nostro cuscino e sentiamo veramente ora se l'appoggio è più stabile, è migliorato, peggiorato o rimane uguale. Quindi stiamo in piedi, chiuso e retto, sentiamole completamente tutto il loro appoggio, sia dal piede, il retto piede, il mezzo piede, tutte le zone del nostro, della nostra estremità podalica, sia la parte interna che l'esterna. Allora, sentite l'equilibrio migliorato, peggiorato, uguale, com'è? Migliorato. Qui dicono che è migliorato, da voi a casa com'è? Ditecelo, ok? Ok, proviamo adesso un piede. Un piede? Cavolo, io mi sento adesso una statua. Piangi un canto, l'altro, cambiamo. Rimango. Eccezionale, eccezionale, e là, bene, ok,
migliorato o peggiorato, ognuno si faccia i propri calcoli e i propri confronti. Okay? Sentite se prima era troppo in avanti, troppo indietro, destra, sinistra, un piede e l'altro, e percepite ora. Ok. Sentiamo il contatto proprio della parte dorsale più bassa, poi piano piano immaginiamo di sentire e percepire l'appoggio più alto, il dorso, le scapole, le spalle e soprattutto andiamo a sentire il collo, cosa ci rimanda, che è fondamentale. Laddove sentiamo delle zone di maggior densità, zone di maggior dolore o zone maggiormente contratte, sono degli indicatori importanti sui quali bisogna andare a lavorare, ma non è detto che lì ci sia la causa, solitamente sempre lontano dal punto che ci dà fastidio. Ok, adesso piano piano andiamo classicamente a basculare il bacino, quindi un pochino alzo il coccige, poi lo passiamo, un piccolo movimento, si alza il coccige e poi si abbassa, si alza il coccige e poi si abbassa, piano piano. Ancora piano piano. Bene, ancora piano piano. Perfetto. E poi andiamo a elevare e abbassare le braccia. Elevo e abbasso le braccia. Elevo e abbasso le braccia. Su e tra poco lo mettiamo. Adesso è sempre un ascolto quello che stiamo facendo. Quindi aspetta, elevo, abbasso le braccia. Andate a sentire dove arrivano gli altri superiori, soprattutto se si appoggiano a terra oppure no. Molto bene. Ok, perfetto. Dopodiché andiamo a prendere le vostre palle, quelle grandi, sempre se non ci sono palle, mi raccomando, cuscini, o comunque qualcosa che abbia questo effetto resiliente, e posizioniamole qui sotto i glutei. Ok, benissimo. Poi andiamo a prendere la nostra bipalma, che sono due palle messe insieme, la mettiamo sotto il cranio, sotto la testa, non sotto il collo, quindi siamo comodamente appoggiati, come se stessimo su una nuvoletta. Poi abbiamo le altre due palle medie, le andiamo a posizionare dove? Andiamo a posizionare esattamente nei punti di colore, quindi ai lati del bacino, ma secondo che ce le facciamo appunto le punture, ok? Adesso per
la mobilità di una caviglia uguale o diversa rispetto a un'altra. Cambia al contrario, via, al contrario. Bene, ci conduciamo. Oh, sentiamo finalmente il collo del piede attivo. Perfetto, ok. Adesso tenendo le gambe ferme, così andiamo a spingere una gamba, sento che tira tutta la parte posteriore della gamba e poi ritorno ai miei 90 gradi. Vi estendo, soffio e ritorno, prendo aria. Vi estendo, soffio, ritorno, prendo aria. L'altra gamba, via, spingo il tallone, richiamo la punta del piede, stendo la gamba, schiaccio bene i lombi perché sono aderenti e ritorno. Ancora, fate attenzione a non avvicinare le ginocchia al petto, ma rimangono sempre distanziati di quei 90 gradi. Via, cambio l'altro, soffio e ritorno. Via, cambio, 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 soffio e ritorno. Benissimo. Questo lo abbiniamo con la testa. Quindi quando spingo sul tallone, il tallone stendo la gamba, porto il mento indietro. Quindi mento indietro, spingo il tallone, soffio, 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 soffio. Soffio e rilasso la testa, rilasso la gamba. Via, spingo il tallone, estendo la gamba, soffio e metto dentro e ritorno. Via, soffio e ritorno. Via, soffio, metto dentro, spingo il tallone verso il soffitto, richiamo la punta del piede e ritorno. Sentite tirare tutto dietro? Sì o no? Anche troppo. Anche troppo, ok. Allora se si sente troppo si spinge un po' di meno. Ok? E l'altra, andiamo in tempo di subito ad adattarsi. Via. Spingo il tallone, porto il mento dentro, soffio e la facciamo gli ultimi due. Via. Soffio, spingo, mento dentro e rilasso l'ultimo. Via, cambio gamba, via il martello, vediamo la punta del piede, mento dentro, soffio. Dai, 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 dai. La testa ferma, sale il busto, i gomiti sono aperti, ancora, su, bene, su, bene, su, bene, ancora, bene, ultimi tre, dai, ultimi due, dai, ultimo rimando, piccole contrazioni, su, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango, sento la tensione, ma allo stesso tempo sento che non tiro il collo, mi raccomando, e appoggio, perfetto, e da questa posizione vado a contrarre e rilassare i glutei, contrarre e rilassare i glutei, contrarre e rilasso, contrarre e rilasso, contrarre e rilasso, contrarre e rilasso. Contrago e rilasso. Soffio quando contrago, prendo aria quando rilasso. Contrago i glutei, l'addome, espiro e poi rilasso. Ora quando andiamo a contrarre i glutei, portiamo il mento indietro. Poi passiamo al bacino, i glutei si contraggono e il mento sale. Prendo aria, via fuori aria. Prendo aria, 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 fuori aria. Prendo aria.
E da questa posizione il nostro sforzo è quello di schiacciare le palline e rilasso. Schiaccio le palline e rilasso. Schiaccio le palline e rilasso. Logicamente quando schiaccio le palline soffio e rilasso, prendo aria. Via, schiaccio, soffio e rilasso. 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 Ancora due. Vai, schiaccio, soffio, rilasso. Benissimo, bravi, così. Schiaccio i lombi, espiro e la bene, le gambe rimangono ferme, mi raccomando, eh? Adesso aggiungiamo il capo, quindi diamo spazio ai lombi, quindi le palline si gonfiano, quindi un pochino si alza la schiena, poco poco, il mento sale così, poi schiaccio il mento e schiaccio i lombi e rilasso. Via, schiaccio le palline, mento dentro, soffio e rilasso. Schiaccio le palline, mento dentro, soffio e rilasso. Via, schiaccio le palline, mento dentro, soffio e rilasso. Se è faticoso si appoggia i piedi e poi si riparte. E rilasso, ancora due, via, schiaccio, soffio e rilasso. L'ultimo, schiaccio le palline, il mento, espiro, espiro, appoggio un piede, appoggio l'altro, divarico le ginocchia e vado di nuovo a contrarre, rilassare il glute, contrarre e rilasso, contrarre e rilasso. Come lo sentite? Fatemi sentire la vostra voce. Bene? Sì. Come va? Ancora siamo tutti in terra. Ok, benissimo. Anche da casa hanno sentito quello che abbiamo detto. Ancora qui dalla regia dicono che ancora sono tutti interi. Via, stringo e rilasso, stringo e rilasso, via, stringo e rilasso, stringo e rilasso, stringo e rilasso, stringo e rilasso, stop. Ottimo. Ok, e adesso che cosa si va a fare? Si solleva una gamba, vedete? Una gamba e si spinge verso l'esterno, si cerca di divaricare. Sì, sì, con la mano, proprio con l'appoggio della mano. Quindi l'altra le mani ferma lì, schiaccio i lombi e spingo il ginocchio fuori senza arcare l'anca opposta. Ok? Quindi se la gamba destra è sollevata, divaricata, tutte e due le mani spingono. Una mano spinge il ginocchio, l'altra mano si appoggia sul bacino per sentire che è fermo, stabile, ancorato, aderente al pavimento. Ancora un respiro, sento che i tessuti cedono, vi do il tempo di allungarsi per ammorbidirsi, detendersi, poi cambia dall'altra parte, l'altra. Quindi una mano sul ginocchio, l'altra sull'anca, spingo. Si sente la parte interna? Tira? Sì o no? Sì. Sì, fatemi sentire la voce. Sì. Ok, ci siamo. Ancora, 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 ancora. Ancora, ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. E la bellissimo. Adesso tutte e due sollevate, vado a divaricare, mi aiuto con le mani e poi vado a chiudere. Divarico e chiudo. Divarico e chiudo. Divarico e chiudo. Divarico e chiudo. Prendo, soffio. Prendo, soffio, prendo, soffio, prendo, soffio, prendo, soffio, prendo, soffio, prendo, soffio, rimango, divarico le ginocchia, respiro, rimango, bel respiro. Ancora. Respiriamo.
si cercano di varicarli in fuori. Dai, dai, dai. Ancora. Ricordiamoci che tutto il periodo di fermo, di pausa, periodo statico, porta i tessuti a irrigidirsi, a tendere alla chiusura, a tendere alla flessione. Noi invece dobbiamo cercare di stendere, di aprire, di allungare, di tendere, cercare proprio di ripristinare la normale funzionalità. Cambio gamba, l'altra, una flessa, l'altra tesa. Dai, dai, su, su, su. Brava, stendi la gamba. Ti vale una mano, tieni il ginocchio flesso, l'altra la gamba tesa. Spingono tutte e due fuori. Ora. Ora. Sentiamo proprio che il bacino si sposta, ok? Ora si muove.
sentite tutta la parte del capo, del collo, e poi andate soprattutto a sentire la differenza di tutta la schiena prima e ora. Quello che percepivate prima e cosa percepite adesso. Allora, c'è differenza? Ok, vediamo qui dalla regia cosa ci dicono. Cosa sentiamo? Rilasso.
spalle aperte, basse, la testa spinge su, talloni, piedi si richiama e giù. Pronti? Prendi vaga. Spingo il pallone sulla testa, soffio, soffio, soffio. E giù, facciamo un altro. Sì, via. Ancora le linee aeree come voi, siete delle staccanoviste, quindi fate questo e molto di più. Via, so, 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 so. Sulla testa, con le spalle, spingo i talloni. Proviamo a aprire pure le dita dei piedi. Vi varicate le dita dei piedi. E rilasso, facciamo un altro due, via, prendo l'aria, divarico,